Questa è la storia di un bambino. Il suo nome è Cipollino. Abitava insieme alla sua numerosa famiglia in una piccola cassetta, come quelle che usa l'ortolano. Un giorno giunse la notizia dell'arrivo in paese del principe Limone. Il principe e i suoi sudditi si incamminarono per le viuzze del paese. Cipollino e suo padre gli andarono incontro. Ma la folla li spingeva così forte che Cipollone, per fermarli, gridò: «Indietro!» Con un gran balzo, suo padre finì vicino al nobile, urtandogli i piedi. I limoncini gli piombarono addosso e con forza lo ammanettarono. Cipollino andò in prigione a trovare suo padre, il quale, felice di vederlo, disse al figlio che in prigione non ci sono i malfattori, ma la brava gente, perché è il principe che vuole così, visto che è lui che comanda. Infine, gli consigliò di andarsene in giro per il mondo a studiare i bricconi, così da poterli sempre riconoscere. Una lacrima scese sul suo viso e allora disse fra sé: «Stupida!» E non potendo più liberare il padre, il giorno stesso, infilato il fagottino su di un bastone, si mise in cammino. Giunse davanti all'uscio di Sor Zucchina, un povero uomo che per costruirsi la sua casa ogni anno metteva da parte un mattone. Un giorno decise di costruirsela con i mattoni che aveva. Ma all'improvviso apparve una carrozza con dei cavalli che in realtà erano dei cetrioli. Era il cavalier Pomodoro, amministratore del castello delle contesse del ciliegio. Sapete come andò a finire? Il cavaliere accusò Sor Zucchina di avere costruito la sua casa sul terreno di proprietà delle contesse del ciliegio. Sor Zucchina gli rispose che il permesso gli era stato dato dal conte ciliegione. Il cavaliere rispose arrabbiato: «Il conte è morto 30 anni fa!» Cipollino lo guardò e pensò che quello doveva essere proprio un bel briccone. Uno di quelli di cui gli aveva parlato suo padre in prigione. Si sa, i genitori hanno sempre ragione.